come diventare un podcaster. Con Radio Raccontiamoci la tua rabbia, le tue idee, le tue passioni diventano un podcast. Unisciti alla community. Podcasterizza con noi. info@radioraccontiamoci.net. Diario improvvisato di una umanista inutile, di Elisa Cremone. E io son l'uno, ma apparecchiava a sostenere la guerra, a resistere alla fatidica domanda. E ora? Eccoci alla svolta della nostra vita, della mia in particolare. Il giorno della laurea scappa via, e già la settimana dopo. Sono a mare, deciso a godermi l'estate che credo di essermi davvero meritata. Rimando di qualche giorno gli appuntamenti con la mia coscienza, che chiede il conto delle mie azioni. Almeno credo di farlo, ma non è così. Non mi è possibile. Essa si manifesta fuori di me, attorno, come un incubo lucido, ad occhi aperti. Ha il volto della gente che conosco e tramite le loro bocche esige la risposta alla fatidica domanda. E adesso? Ora che hai finito tutto, cosa farai? Ho finito. È vero. Sono arrivata dove dovevo, o almeno dove credevo di dover arrivare. Ho concluso il percorso di studi che mi ero proposta, né credo di potermi permettere altre lauree. Sono un po' stanca di pesare sui miei e ho voglia di cimentarmi in quella che chiamano la vita vera, fuori dalle aule e dalle stanze bianche dal neon delle biblioteche. Ma come? Qui confesso di essere stata fortunata, o meglio, di aver avuto la giusta intuizione al giusto momento. Ho pensato bene di tentare di partecipare a un bando di dottorato a Parma. La decisione di mettermi così in gioco, derivata da una certa giovanile incoscienza, si appoggiava ad una più ponderata riflessione. Riuscire nell'impresa mi avrebbe aiutata, infatti, a coniugare la mia passione per lo studio, specie della letteratura, e il mio desiderio di rimanere a Parma, della quale m'ero un po' invaghita. Ecco dunque che mi c'ero buttata a capofitto. Decido di cimentarmi nella stesura di un progetto di ricerca sulle scrittrici madrine, come le definivo, di una nuova identità femminile, e dedico le mie mattine alla lettura di quanti più libri possibili. È l'estate ideale, insomma, ma man mano che il tempo scorre, l'ansia di settembre si fa in più invadente. So bene, perché me l'hanno detto in molti, quanto difficile sia entrare e quanti candidati si presentino ad ogni bando. So anche che i posti sono soltanto 6 e inizio a convincermi che un miracolo non mi basterebbe. Ma continuo lo stesso col mio lavoro di ricerca. Ho appena il tempo di mandarlo, che settembre è già arrivato. Il momento di tornare in sede si avvicina irrimediabilmente. A maggior ragione ora, che passando la valutazione dei titoli, devo presentarmi all'orale. La fretta rapisce via anche questi ultimi giorni. È una settimana che sono tornata a Parma e sono trascorsi 3 giorni da quando ho saputo di aver vinto una borsa di ricerca. A parole non riuscirei a rendere la gioia che ho provato e che provo, ma soprattutto non saprei spiegare la gratitudine di avere finalmente, dopo mesi e mesi di incertezze, una risposta pronta a chiunque. Un po' per cortesia, un po' per cattiva abitudine, chiede conto delle mie scelte future. Immaginate la scena. Dopo mesi di non so ancora, ci sto pensando su, vedremo, uscirsene con un beh, sai, comincio un dottorato. Non è mica cosa da poco, almeno così continuo a sentirmi dire. Ma non pensate che sia finita qui. Perché i più ostinati o i più stronzi, dipende dai punti di vista, non si arrendono mica. E ancora una volta tornano alla carica. Sì, ma trascorsi che sono questi 3 anni, cosa pensi di fare? Che è come chiedere di uscire a qualcuno con 3 anni di anticipo. Da pazzi. Ma la gente pare non farci caso. Che molti non capiscono come dietro ad una domanda tanto banale si annidino tutta una serie di questioni più spinose di un campo di fichi d'India. E soprattutto non si immaginano davvero quale sia la paura più grande di noi giovani, insicuri, specie di noi umanisti. Quella cioè di finire per svolgere una professione che non abbia nulla a che vedere con ciò per cui abbiamo così accanitamente a lungo studiato. Di scrittura non si vive, lo sappiamo. Impara l'arte e mettila da parte. Ridiamo ogni volta che ce la dite, così almeno la smettete. La filosofia non dà il pane, pensa la storia. Scienze della comunicazione, dell'educazione, dei servizi sociali, e chi più ne ha più ne metta, ma non ti porteranno più lontano di un asilo nido o di un lavoro occasionale nel settore pubblicitario. E allora? Che fare? Non ci resta che chiedere perdono agli adulti, ai grandi, che sono stati giovani ma se ne sono scordati, a tutti coloro che ci dicono che siamo noi che ce la cerchiamo se scegliamo un'università che non dà sbocchi,
Pensa che bello sarebbe un mondo di ingegneri, economisti, medici di tutti i tipi e maniere. Un mondo in cui ogni umanista scomparisse e dove restassero solo quelli che hanno i CFU necessari per insegnare, almeno quello. Ironia a parte, ci sarà qualcosa che possiamo fare noi giovani per uscire dalla confusione in cui nuotiamo? Innanzitutto respirare a fondo, poi armarci di tantissima pazienza. È ora di cercare un sito per la creazione del curriculum gratis. Pronti? Si parte. Come diventare un podcaster? Con Radio Raccontiamoci la tua rabbia, le tue idee, le tue passioni diventano un podcast. Unisciti alla community. Podcasterizza con noi. Info@radioraccontiamoci.net